Ciao, bentrovati su Army Focus. Allora, colgo un po' l'occasione di questo caricatore che avevo in armadio da un po' di tempo e che, come vedete, presenta alcuni segni di ruggine. Allora, il problema della ruggine è molto comune negli armadi blindati, specialmente in certe zone d'Italia dove l'umidità raggiunge livelli molto alti. Allora, il consiglio è quello di andare a stoccare le armi nella loro custodia, ok? E possibilmente a volte in un panno di microfibra. Questo ho notato che, almeno per quanto riguarda me che abito in Veneto, risolve molti dei principali problemi. Questo invece, ok, è rimasto al di fuori del panno, ok? E presenta appunto questi segnetti di ruggine che ovviamente appena li vedete vanno rimossi. Per la rimozione potete usare questo panno qui, ok, trovato nelle armerie un po' dappertutto, ed è principalmente studiato per andare a rimuovere i residui di polvere da sparo, ok, però ha anche un'azione di polishing, quindi diciamo va veramente a fare anche un lavoro di questo tipo ed è veramente molto valido. Lo uso anche per esempio per rimuovere gli anelli sui revolver, sulle camere, quegli anelli di sporco che rimangono ed è difficile andare a rimuovere, con questo vengono via molto facilmente. Quindi una volta rimossa la ruggine, andiamo a passare con dell'olio ballisto, il WD-40. Se usate il WD-40 lasciatelo asciugare, non lo fate troppe volte perché tende poi a gommizzare, per così dire, le finiture. Però comunque è un olio molto valido che appunto va a creare questa patina, per così dire. Eccolo qui. Ecco questo, WD-40. Classico, e va a creare questa patina che diciamo rimane qui sopra e è appunto è un olio che è venuto fuori dall'impiego navale, quindi lascia appunto questa patina impermeabile che anche nei confronti dell'umidità ha i suoi vantaggi, ovviamente, perché non la lascia aderire all'acciaio. Ecco, ho tagliato dal panno un piccolo pezzetto che ora vado a passare qui sulle parti arrugginite. Sul latitolo, ad esempio, vedete che rimuove veramente qualsiasi residuo e non c'è più traccia di ruggine. Devo ripassare ovviamente meglio, con un po' di più forza, però insomma questo panno è anche comodo perché lo potete tagliare in piccole pezzuole da usarsi. Costa circa una decina di euro, ma è veramente un ottimo acquisto, molto valido per andare a fare questo tipo di lavorazioni. Ecco, quindi questi alcuni consigli per andare a rimuovere la ruggine e andare poi a completare il tutto con un po' d'olio, ok, WD-40 oppure un olio specifico per armi, preferibilmente con protezione antiruggine. E poi può essere riposto nuovamente nell'armadio blindato, tenendolo d'occhio di tanto in tanto se presenta appunto questi segni alla ruggine. Grazie e alla prossima!